Un pigiama per sognare? Sapete quando è che siamo davvero onesti con noi stessi? Quando dormiamo. Nei sogni è impossibile mentire. Maggie, vuoi sapere che ho sognato? Maggie! Ehi! Maffei mi ha mandato ad un'esposizione di stampanti laser. Vuole rinnovare i mezzi dell'Accademia. Tranquilla, la Tucker sa tutto. Ho bisogno di riprendermi. Non posso credere che Jacques abbia rivisto quella ragazza senza dirmi niente. Tu non parlargli di me, Maggie. Ok, sono contenta che Maggie cambi aria. Così almeno lavorerò meglio senza le sue idee strane. Vero, zio Betsy? Ma che faccio? Parlo con il suo manichino! Sarebbe bello essere sempre sinceri con noi stessi, come lo siamo nei sogni. Ragazzi, devo dirvi una cosa. Maggie dov'è? Ecco appunto, Maggie non c'è e via per un lavoro che le ha affidato il preside Maffei. E quando torna? Non lo so, penso che starà via per un po'. Ma un po' quanto? Se lo sapessi ve lo direi. Questa è una notizia orribile. Nausica, che tenera. Non pensavo fossi così affezionata a Maggie. Infatti non lo sono, ma ho cuore la mia media. E senza Maggie le probabilità di prendere un voto basso aumentano. Beh, per il calcolo corretto delle probabilità bisognerebbe scoprire la sfida che vi hanno lanciato i fan sul web. Perché è su quella che dovrete lavorare oggi. Già, la challenge. E fare una proporzione fra le vostre capacità e la difficoltà della prova. Ecco qui. Volete diventare star, ma sapete come dormono le star? Come dormono le star? Eh già! I fan del vostro canale vi hanno lanciato una sfida difficile, ma bellissima. Capire come dormono le star. E io rilancio. Disegnerete una collezione di pigiami da presentare sul canale. Professoressa Tucker, mi scusi, come vede manca Maggie, quindi forse sarebbe meglio rimandare. Il preside Maffei mi ha informata. Maggie recupererà appena rientra. Voi invece, attenti. A cosa? A non creare indumenti, sciatti e poco creativi, solo perché non vengono sfoggiati in occasioni mondane. Buon lavoro! Hai sentito, Franz? Dobbiamo farcela senza la creatività di Maggie. Ho paura. Edu, non esagerare. Nessuno è insostituibile e noi ce la faremo anche senza Maggie. Ecco, adesso è ufficiale. La mia media è in pericolo. La nostra media. Maggie ci mancherà. Beh, la prossima volta impari a dirle tutto. In che senso? Nel senso che aveva comunque bisogno di distrarsi. Maggie si distrae e noi siamo spacciati. No, no, ragazzi, ho calcolato la probabilità di successo e non siamo messi male. Potremmo arrivare alla sufficienza. Alla sufficienza? Non siamo messi male, no. Siamo messi malissimo. Malissimissimissimo. Edu, che succede? È che a scuola c'è una lei, una modella come me. È talmente bella che quando la vedo Franz mi lascia da solo per l'emozione. E poi non capisco più niente. Capisci? Sì, ho capito. Mi ha rubato il cuore. E qual è il problema? Il problema è che lei è bellissimissima ed io vorrei tanto far colpo su di lei, ma è inarrivabile. Edu, a me non sembra così inarrivabile. Invece lo è. Lo vedi quel tizio che le gironzola intorno? La corteggia in ogni modo. Le offre colazione, pranzo, cena. E lei niente. Neanche un sorriso. Tu non sei lui. Magari tu le piaci. E come faccio a saperlo? Non posso mica buttarmi e diventare come quel tipo lì. Dai, guardalo. Dunque, a te servirebbe una certezza scientifica. Una sicurezza matematica. Sì, 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 quella cosa lì. Ok, ok, si può fare. Eloise! Eloise! Bravo chi la capisce. Sì, sì, lo so, Franz. Mai visti dei capelli così lucenti? Neanche nelle migliori pubblicità di shampoo. Io sono sicuro che i VIP non indossano pigiami, ma robe sportive. Vero? Tipo tute, canotte... Tute? Ma che orrore! Siete impazziti? Ma scusa, tu te la immagini una rockstar con il pigiamino? Con un pigiama così? Un pigiama così? Gozy sarebbe la parola giusta. E nessuno di voi ancora l'ha usata. Ma che ti prende? Niente.
Cerco ispirazione. La giusta ispirazione. Io sono certo che la cosa migliore sia andare su abiti sportivi, tipo tenute da basket. Forse voi non avete capito la sfida. Dobbiamo pensare a come dormono le star, non a come vanno in palestra. Lo dico per il mio bene. Ma quante storie! Non è la prima volta che lavoriamo senza Maggie e ce la siamo sempre cavata benissimo. Vero? Sì. Che per caso è Maggie? Ti ha scritto Maggie? No, è un messaggio di mio padre. Cosa farebbe Maggie? Forza ragazzi, questo compito è super gozy! Insieme possiamo farcela! Uniamo le nostre energie per trovare un'idea vincente! Vuoi fare finta di essere Maggie? Beh, provo a pensare con la sua testa. Lo faccio per il vostro bene. Come andava? Non sei credibile. Però proviamoci. Ciao Bianca. Jack, sei tu? È con tuo padre che ti stai scrivendo? Mm-hmm. Non credevo che tu e tuo padre parlaste ancora così tanto. È solo sulle cose di scuola, su quelle è molto apprensivo. Sai, è da questa mattina che scrivo a Maggie, ma non mi risponde. Tu ne sai qualcosa? Io? No, perché dovrei? È ancora lui? No, questa volta è Felipe. Ciao ragazzi, avete visto il mio telefono? Non lo trovo più. Ah, non lo trovi più? No. Ma che strano. Beh, qualcuno l'avrà trovato e starà scrivendo al posto tuo. Ora devo andare, zio Max mi aspetta. Non so perché, ma suonava come una scusa. È quello che penso anch'io. Questo ciondolo emana ultrasuoni che arrivano dritti alle orecchie delle persone che vuoi far innamorare. Pazzesco! Sono onde magiche? No, sono onde sonore, scienza. E come fanno a far innamorare? Beh, il termine esatto è si condiziona positivamente. Sono ultrasuoni che trasmettono sensazioni positive. E chi li riceve si innamora. Wow, lo indosso subito allora. Aspetta, bisogna testarlo, ma non su di te. Tu piaci già di tuo. Sì, in effetti. Ci serve qualcuno di arruffato, non particolarmente fascinoso, sai, tipo... Tipo zio Max! Bravo, è perfetto! Ma come lo convinciamo ad indossarlo? Attraverso una rielaborazione tendenziosa della verità. Cosa ho detto di strano? Gli mentiamo! Attacchiamo una foto di Black Hole sul ciondolo e gli diciamo che è un pezzo da collezione. Geniale! Non resisterà sicuramente, vorrà subito indossarlo. Ragazzi, ragazzi, tranquilli. Ho avuto un'idea super cozy. Le notti delle star sono da re e regine della musica. Un po' scontato. Ma potremmo disegnare vestaglie di seta, diademi e scarpette luccicose. Esatto. Abiti da notte sontuosi ed eleganti. Una cozy idea degna di Maggie, no? Non mi sembra un'idea da Maggie. Jack, tu hai un'idea migliore? No, come pensavo. Quindi ora mettiamoci al lavoro. È un'edizione limitatissima. Ce ne sono solo 3 in tutto il mondo. Il ciondolo di Black Hole. Oggi non è il mio compleanno. Forse è la festa del barista. Ma no, è soltanto un esperimento. È un'esperienza pazzesca venire qui a Milky Way, zio Max. Ma prendete tutto quello che volete, i miei angeli. Io intanto vado a deporre il ciondolo nella mia collezione. Prima che prenda polvere. No, vorremmo che lo indossassi. Sai, almeno per oggi. Ogni vostro desiderio è un ordine per me. Come sta oggi, Max adorato? Vi lasciamo soli, eh? Funziona! Aspetta, potrebbe essere un caso. Ci vuole pazienza e certezza scientifica. Osserviamo. Le ho mai detto che la trovo affascinante? Bacio. Funziona. E carezzina. Scusa, zio Max. Niente. Carezzina. Ma dove vai, è mio? Sarà andato a lucidarlo. Stai tranquillo. Tranquillo.
Sinceramente, non capisco. Il tema è bellissimo. I bozzetti non sono affatto male, ma non capisco il messaggio. Che le star anche di notte sono star. Sono come principi e principesse dell'Antico Oriente. Non ci siamo. Manca... Maggie. Anima! Una vostra interpretazione personale. Cioè, sembra che abbiate scimmiotato uno stilista molto creativo, ma senza possederne l'anima. È una scoppiazzatura senza senso. Dovrete essere meno preoccupati della riuscita e più appassionati. In una parola, sinceri. Per fare un buon lavoro, dovete essere autentici in quello che create. Non pensare con la testa creativa di qualcun altro, perché risulterà finto. Lo sapevo. E che volevo convincermi del contrario? Ammettiamolo, si sente che manca Maggie. La verità è che nessuno è sostituibile. Maggie, sei unica e indispensabile, almeno per noi. Hashtag basta bugie. Ecco quello che succede a pensare come una strana. Ma scusa, non era stata una tua idea super gozy? D'ora in poi sarà soltanto Nausicaa, perfida e geniale. Beh, se sei così geniale allora aiutaci, ora! L'unico modo è chiamare Maggie. Ci vuole un suo pronto intervento. Maggie non ha linea. È in un bunker. Ma sei mica libero. Fai come vuoi. Ho visto la sfida sul canale web e ho un'idea. Le star di notte sono come tutti. Dormono e sognano. Guarda questo bozzetto. Ragazzi, ho un'idea. Hai trovato l'ispirazione lì dentro? Sì, mi ha ispirato un articolo in rete. Andiamo. Ehi, siamo tutti in aula, che ci fai qui? È evidente. Bianca messaggia tutto il giorno con Maggie e a me Maggie neanche risponde. E mi manca. Pensi che sia arrabbiata con te? Non lo so, è un periodo strano. Pieno di pensieri. L'avevo notato. Sono settimane che ti vedo strano. Sei come una moto senza benzina. Ma che ti succede? Nulla. Un po' di litigi con mio padre. Vuoi parlarne? Se no a che servono gli amici? No, è complicato. Ok. Però se vuoi parlarne io ci sono. Andiamo in classe. Allora, stai tranquillo e lascia fare alla scienza. Ehi, ciao. Impossibile resistere al richiamo del fascino, vero? Sai che i tuoi capelli sono belli quasi quanto i miei? Immagino che tu voglia immortalare questo momento con un bel selfie, eh? Ok. Bel sorriso. Questa cosa non funziona. Allora, secondo me, le star di notte sono esattamente come noi. Stanno comode, dormono, ma soprattutto sognano. Perciò disegneremo pigiami semplici, ispirati al nostro sogno più ricorrente. Mi piace. Semplice ed effetto. È un'idea molto gozy. Sì, fin troppo. Non sarà stato qualche post sul blog di Maggie a ispirarti? Pensiamo al sogno che facciamo più spesso. Quello che ci fa svegliare con il sorriso sulle labbra. O con l'acquolina in bocca. Io sogno sempre una pioggia di caramelle. Ah ah, non sono una persona che ama condividere. Le caramelle sono il mio sogno ricorrente. Io sogno di cantare su un palco mentre tutte le note scorrono intorno a me. E allora, io sogno il selfie perfetto. Io sogno di vincere il concorso del Photography Museum. E io di avere l'idea del secolo. E tu, Jacques, cosa sogni? Di prendere la mia moto e sfrecciare lontano dai pensieri che mi affollano la mente. Bel sogno. Sì, ma con Maggie in sella. Ok, ragazzi, finiamo i bozzetti e poi passiamo alla realizzazione dei pigiami. Ok, ma Franz ha bisogno di una pausa. Franz riposerà dopo. Lo dico per il suo bene. Thank you.
Ottimo lavoro, ragazzi. Sì, però adesso anch'io ho bisogno di riposarmi. Non credo proprio. Questo è il momento più difficile. Già, dobbiamo pensare al video da caricare sul canale web per mostrare i pigiami. E non possiamo di certo fare brutta figura. Io non ho più idee. E nemmeno caramelle. Io un'idea ce l'ho. Maggie! Finalmente. Bene, ora ci può pensare lei. Che ne dite di un pigiama party con lotta di cuscini? Non vedo l'ora. Senti, te lo devo dire, sei mancata un sacco. Sì, ma ora mettiti al lavoro. Sei l'unica ad avere ancora solo un bozzetto. E chi lo dice? Ho avuto molto tempo all'esposizione. Devo solo ultimarlo. Sei davvero unica. E ho anche deciso cosa dire a Jacques. Ma video finito, tranquilla. E per il video, un'idea super gozy, una mannequin challenge. Pronti? A motore e azione! Alla grande, c'è materiale per il video. E non è l'unica buona notizia. Ti va se ci vediamo più tardi? Ho una sorpresa per te. È impossibile che con Zio Max abbia funzionato e con te no. Altro che farla innamorare. L'ho fatta volatilizzare. Hai sicuramente sbagliato qualcosa tu. La scienza è un sapere universale. Ciò che vale per uno vale per tutti. Quando falliscono gli esperimenti non riesco più a dormire. Finché non capisco il perché. Eccoli! I ladri di regali. Eccolo. Ora è lucidissimo. Zio Max, con la Tucker come va? Ultimamente vi ho visto molto affiatati. Sì, mi tratta come un re. Chissà perché. Perché lo deve fare. La Tucker ha perso una scommessa. Lei pensava che io non potessi resistere una settimana senza wurstel e patatine, mangiando soltanto verdurine e riso come fa lei. Illusa! E ci sei riuscito? Ma certo! Posso mangiare di tutto se la condisco con la mia salsa a mazzalingua. La più piccante di tutto il Messico. Esperimento completamente fallito. Ricominciamo da capo. Lasciamo perdere. Tanto ho capito che l'amore non ha nulla di scientifico. Ti dimostrerò il contrario. Il vostro video ha ricevuto centinaia di like. Non mi sorprende. I pigiami erano puro stile. E l'idea del video geniale. Sono fiera di voi. Mi spiace ragazzi, ma c'è un problema. Ma quale problema? Abbiamo vinto la sfida, siamo puro stile. No. E noi invece siete stati plagiati. Cioè, siete voi i plagiatori. Qualcuno vi ha accusato di plagio sul sito dell'Accademia. Plagio? Ma chi? Una certa spy number one. No, ancora lei. Io no. Non ci piacciono le segnalazioni anonime. Ma dobbiamo prendere atto che esiste un video simile di mesi fa. Un video con poche visualizzazioni, ma... Il regolamento dice che l'idea deve essere originale. E noi non possiamo sapere se voi... Ma noi non l'abbiamo copiato, non l'abbiamo mai visto quel video. Sì, ma la legge è il regolamento. Voglio dire, il regolamento è legge
Per questa segnalazione voi avete ricevuto uno strike. No, un altro. È il secondo strike. Se ne riceverete un terzo, sarete costretti a chiudere il canale. È per questo che avevo bisogno di un po' di tempo da sola. Avevi promesso che mi avresti detto tutto. E ora non capisco più che ti passa per la testa. Mio padre mi ha obbligato a rivedere per la seconda volta quella ragazza. Qui sembrate piuttosto vicini. È stata un'uscita noiosissima e... Maggie, io non so chi ha scattato questa foto. Ma è come se godesse nel metterci l'uno contro l'altro. È come se volesse allontanarci. Ci penso io a tirarti su. Ho una grande novità. Ho parlato con il mio discografico e vorrebbe vedere una tua esibizione live con i Moodboards. Davvero? Sì. Gli ho fatto vedere un video della band e gli è piaciuto tantissimo. Ma sei sicuro? Quando arriva? Combiniamo presto un incontro, andrà tutto bene. Poi tu non puoi non piacere. Devo subito andare a provare. Tranquilla, devi solo credere nei tuoi sogni. Capisco che possa sembrare tutto assurdo, ma devi provare a fidarti di me. Io ci provo, ma non è facile ogni volta essere delusa. Promettimi di essere sempre sincero. Te lo prometto. Grazie, Felipe. È il regalo più bello che potessi farmi. E quando decidi di non dire più bugie, anche la vita vera si trasforma in un sogno. Hashtag vita da sogno.